prendo munizioni. Qual è la tromba? Niente, niente, niente. Ok, posso dargli sarà sicuro. Cash is more, cash is more, let's get on it. Quasi 10 anni fa è iniziato lo sviluppo della mod Project Reality, una modifica per Battlefield 2 in grado di combinare il gameplay immediato e divertente di Battlefield con la tattica, la grandezza delle mappe, la possibilità di costruire basi e una fisica dei veicoli più avanzata, tipici della serie Arma. Avendo acquistato Battlefield 2 nel 2011 solo per provare questa mod, posso dirvi che sono rimasto estremamente soddisfatto delle opportunità tattiche offerte dal gioco. Ma questi geniali modders, stanchi del vecchio motore grafico e fisico, hanno in serbo una sorpresa per tutti noi. A ottobre 2014 viene annunciato Squad, la reincarnazione della mod Project Reality realizzata da zero sul nuovo motore grafico Unreal Engine 4. Dopo la presentazione del progetto su Steam Greenlight ed il suo successo con altissimi voti, il progetto ha visto l'apertura di una campagna di crowdfunding su Kickstarter, oramai un classico per tutti i giochi sviluppati indipendentemente. Squad promette di basarsi esclusivamente su un gameplay di squadra, dove, al di là dell'avere diversi ruoli, diversi equipaggiamenti o diversi livelli di bravura, le decisioni del comandante, lo spostamento degli approvvigionamenti e la costruzione di fortificazioni e basi sarà essenziale per la vittoria di una partita. Elementi di gioco più complessi come altre fazioni, veicoli e velivoli verranno aggiunti nel corso dello sviluppo, durante la graduale crescita del finanziamento del gioco stesso. Con $30 è attualmente possibile acquistare e finanziare il gioco su Kickstarter in modo da avere una copia Early Access di Steam non appena disponibile. In termini di date, come tutti i progetti Kickstarter, non esiste qualcosa di preciso. Ad ogni modo, il gioco completo dovrebbe uscire nel 2016. Le premesse e la carne al fuoco sono tante per un gruppo di modders, soprattutto in un mercato sempre più competitivo e ricco di titoli, ma la formula vincente potrebbe essere proprio il giusto equilibrio tra immediatezza e profondità tattica, nonché l'epicità delle battaglie che il titolo potrebbe generare, con server dalla capienza stabile di 100 giocatori. Le comunicazioni di squadra, come il titolo stesso suggerisce, saranno molto importanti. Se non masticate bene l'inglese, potreste considerare di unirvi all'Italian Warfare Clan. Contatto ovest a me! Giù. Un altro dentro il compound. E giù un altro ancora, ho bisogno di aiuto. Bisù. Oh, il cadou, mi rimetto. We're taking fire. Sounds close. Yeah, he's running up on the fog right now from the. They're at our fog. I got him. Someone got him. It's one guy, I think. Clear. Seat trooper, you're hurt. Come back here. Roger that. I'll get in the bunker. Yeah, they took the flag. They're coming from northwest. Northwest. Well, let's go. Game on, game on. Contact 240 Southwest. Enemy contact 255 of us. That's not coming to the village. There's one at that gate over there. I mean, at that door. There was a guy at that door. Control company. People are still joining in right now. All right, yeah, let's hold up.